certo che da padre Filippo non me l'aspettavo. Cosa degli otto? Che cosa? Non lo fate parlare, sora Novella, non lo fate parlare. Quel giovanotto a cui padre Filippo ha affidato il coro, non è che ci abbiamo passato reprensibile. Ma perché? Che cosa ha combinato? De tutto. Furti, rapini, omicidi. Omicidi? Più di uno. Ma siete sicuri? E se no non stavamo qua a parlare. Ha fatto una strage. Con donne e bambini. Bambini, dove sono gli altri? Abbiamo il concerto. Dobbiamo raccogliere i fondi. Io non lo so. Clemente? Clemente, Giulio, pietra a casa, veloce, tutti e tre. Forza a casa, ho detto. Forza! Ma che succede? Che succede, mi chiede? Che succede? Se volevo che i miei figli crescevano con un delinquente, li lasciavo per strada. A casa, ho detto. Veloce, tutti e tre, forza! Padre Filippo, padre Filippo, scusate se vorrei raggiunto fin qua. Vorrei essere confessato. Ma non lo sai che mi hanno proibito di confessare? Ho capito, ma io c'ho un peso qua che... Non ce l'hai il peso? Pure qua davanti. Non scherzate, padre Filippo. Hai ragione, non è il momento di scherzare. Io devo parlare con qualcuno. Siediti. Ti posso confessare, faremo due chiacchiere fra amici. Io so perché in mezza bagnotta se n'è andato. Ah. Cioè, so chi ha parlato male di lui. Ma che io, che mi sei venuto a parlare dei peccati degli altri? No, il peccato è mio. Siamo stati io e mia moglie a mettere in giro sta voce che lui ha rubato, che ha ammazzato qualche persona. Molte persone. Ma che ti è venuto in mente? Mi è venuto da esagerare. L'anima dell'esagerare? Ma perché? Perché se ne doveva andare. Io ho visto come si guardavano lui e Ippolita. Non ci ho più visto. Decine di pretendenti. Mi sceglie l'unico delinquente. Perché voi siete senza peccato? No. Anzi, se io ho fatto del male, mi spiace, ma... Ma adesso che posso fare? Mi piacerebbe che Pierotto facesse un bel brodo di carne per tutti. Allora vai a prendere una bella gallina, la più grossa che trovi, me la porti e io gliela do. Con l'accortezza, però... che durante la strada la devi spennare. Cammini e spegni, cammini e spegni. Quando arrivi, la gallina deve essere nuda, va bene? Porto pure mia moglie. Sì, ma spenna solo la gallina, però, eh? Va bene? E tutto qua? No, tutto qua, abbiamo chiacchierato, no? Padre Filippo, lo devo dire. Certe volte non ve capisco. So io che non ve capisca a voi. So io. Sì, certo. Però adesso voi fate una cosa, tornate indietro e raccogliete tutte le penne che avete staccato dalla gallina e me le portate. Le penne? Sì. E non è possibile. Ma che sei lontano? Sì, certo. Saranno volate via. Già. E nessuno può sapere da adesso in poi dove andranno. Proprio come le parole che avete detto voi su mezza pagnotta.